Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata. Allora, oggi siamo qui per girare un book tag, però prima. Sì. Allora, oggi giriamo il è finalmente autunno book tag. Un pochino in ritardo rispetto agli altri booktuber, ma cosa volete fare? Siamo ancora in autunno, quindi vale ancora. Per cui direi di iniziare subitissimo leggendo le domande. Vi presento il mio quadernino, che è il quaderno che uso per scrivere tutte le cose relative al canale, sia sempre Benedetto Tiger, perché questo è uno dei fantastici quaderni che potrete trovare presso Tiger. Adoro quel negozio e adoro il fatto che continui ad alimentare la mia ossessione per le agendine, i quadernini e cavoli vari. Per cui direi di iniziare. Allora, prima domanda. In autunno l'aria è fresca e croccante, un libro con un'ambientazione molto vivida. Ho deciso di parlarvi di un fantasy perché credo che queste ambientazioni molto vivide siano in realtà molto collegate alla lettura dei fantasy, in quanto la nostra immaginazione cerca di ricostruire il mondo di cui stiamo leggendo. In questo caso ho deciso di parlarvi di un'autrice italiana, ho deciso di parlarvi di Virginia De Winter e il suo L'Ordine della Spada. Si tratta di un'autrice che ha iniziato scrivendo fanfiction, per cui mi ero un pochino approcciata a questo testo con qualche pregiudizio, ma devo dire che in realtà invece il testo è molto valido, anzi si tratta del primo volume di una saga. Di cosa parla questo libro? Di cui vi metto un'immagine qui al lato. E sostanzialmente abbiamo Eloise. Eloise è la nostra protagonista, è una studentessa di medicina, siamo in un mondo simil barocco. E le notti di ogni santo in questo mondo è la notte più pericolosa dell'anno, in quanto sostanzialmente tutte le persone possono dare sfogo alle loro pulsioni. Cosa succede? Eloise si attarda a rientrare allo studentato, viene aggredita da due persone che la scambiano per una vampira. Infatti in questo testo sono presenti i vampiri, ma dalle lotte di potere all'interno di questo mondo scopriamo che sostanzialmente i vampiri sono stati scacciati dal potere. In particolare è stata scacciata dal potere la famiglia del vampiro che le grida di Eloise sveglieranno. Stiamo parlando di Ashton. Ashton sostanzialmente si sveglia da questo sonno eterno lungo 400 anni per salvare Eloise. Tutto fa presupporre in realtà che ci sarà una storia d'amore fra Ashton e Eloise. No, niente di più sbagliato. In realtà Eloise già ha una storia d'amore che nel testo che stiamo leggendo in realtà si è conclusa. Ho scelto questo libro per rispondere a questa domanda perché secondo me la scrittura della De Winter è molto carica, molto barocca e fa sì che le descrizioni che lei fa, che sono molto e abbastanza minuziose, riescano a far capire al lettore qual è il mondo in cui sta ambientata la storia. Io infatti ho immaginato questa vecchia capitale, arroccata tipo su una collina, immersa nella nebbiolina, con un inverno molto molto freddo, il vento, un sole che in realtà non si alza mai, molto buio. Quindi secondo me è una risposta abbastanza coerente alla domanda. Per cui direi di passare alla seconda domanda. La natura è meravigliosa, ma sta anche morendo. Un libro meravigliosamente scritto, ma che tratti anche argomenti come la perdita e la morte. Il testo di cui voglio parlarvi è stato una delle letture più belle che io ho fatto quest'anno. Un libro di cui però ancora non abbiamo parlato perché l'ho letto poco prima che aprissi il canale. Sto parlando di 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness. Allora, è un testo classificato come libro per ragazzi, ma sinceramente io mi sento di consigliarlo a chiunque. Abbiamo Connor, che è il nostro protagonista, che è un bambino di 13 anni, un ragazzino. Un ragazzino che però la vita sta mettendo di fronte a una problematica davvero importante, un fatto che rischia di sconvolgere tutta la sua vita. Infatti sua madre è gravemente malata. Ovviamente dalla lettura del testo si capisce che questa madre gravemente malata sta per morire. Ed è un qualcosa che per un bambino di 13 anni è difficilissimo da affrontare. Come se non bastasse, ogni notte Connor riceve la visita di un mostro che, oltre a spaventarlo, gli racconta delle storie e che in cambio di queste storie vorrà che lo stesso Connor gli racconti un'altra storia. Una storia che però Connor non riesce a raccontare perché sostanzialmente questa storia è una sorta di rielaborazione di quello che sta vivendo. Quindi in realtà la storia serve ad elaborare il senso di perdita che Connor sente. È un libro molto forte secondo me che io ho letto all'incirca in una nottata quest'estate e che mi ha letteralmente tenuta incollata alla lettura.
Un libro veramente profondo e che vi consiglio vivamente. Allora, passiamo alla terza domanda. L'autunno segna anche il ritorno a scuola, un libro di non fiction che ti ha insegnato qualcosa di nuovo. Allora, per rispondere a questa domanda ho deciso di parlarvi di un testo che io ho letto e studiato per l'università. Un testo che però secondo me è molto importante e che ci racconta qualcosa sul nostro presente e per cui risponde perfettamente a questa domanda. Sto parlando di Republic.com di Cass Sunstein, che vi metto qui al lato. Questo testo è incentrato sulla qualità della nostra informazione, una qualità che secondo Sunstein sta crollando sempre più verso il basso, perché è sempre più piegata alle logiche del marketing e delle nicchie. Questo è un tratto molto importante di questo libro, ma secondo me la riflessione più forte che mi ha portato a fare, che mi ha insegnato qualcosa e che mi ha fatto ripensare al mio approccio al mondo dei social è che sostanzialmente Internet dovrebbe essere una fucina di sapere, qualcosa che ci espone alle idee altrui, che ci fa conoscere cose che non conosciamo, ma in realtà non sta accadendo questo. Anzi, i social sono diventati una sorta di luogo dove noi andiamo per sostanzialmente riconfermare le nostre idee, perché noi tendiamo a seguire, ad essere amici e ad interagire con tutte quelle persone che già la pensano come noi. Questo da una parte può sembrare il nuovo, ma in realtà sta distruggendo la nostra sfera pubblica. Cosa succede infatti? Che esponendoci sempre alla stessa idea che abbiamo già, in realtà vengono meno tutti quei legami di solidarietà e non che tengono unita la società. Per cui Sunstein mi ha portato a riflettere molto su come io uso i social e sicuramente c'è qualcosa da rivedere. Vi lascio con questa riflessione. Passiamo quindi alla quarta domanda. Il miglior modo per tenersi caldi è stare con le persone che si amano, una famiglia, casata, gruppo di amici, fiction del quale vorresti far parte. In questo caso voglio essere tremendamente scontata, ma come non esserlo? Sto parlando di Harry Potter. Chi non ha mai voluto far parte di Hogwarts? Chi non ha mai voluto far parte di una delle quattro casate? Chi non ha voluto mai far parte del corpo insegnante? Insomma, siete delle bruttissime persone se non volete far parte del mondo di Harry Potter, fatemelo dire. Passiamo alla quinta domanda. Le coloratissime foglie che si ammucchiano sul terreno mostrano una pila di libri con le costine di colori autunnali. Vi mostro una mini pila. Allora, abbiamo qui tre libri con i tre colori predominanti dell'autunno: il verde, il rosso e il blu. Il giallo, scusate. Allora, il primo è Il tempo dell'attesa, che è il secondo volume della saga dei Casalì. Il secondo è invece il rosso. È I fratelli Ashkenazi di Israel Singer, un libro che per me è stato molto fondamentale quest'anno perché ha fatto sì che superassi un blocco del lettore che mi aveva colpito in maniera molto molto forte a maggio. Il terzo invece è Irvine Welsh con Trainspotting, penso che non ci sia granché da dire su Trainspotting perché è uno dei libri più famosi di questo scrittore, ma anche un film di grande importanza nella cultura degli anni 90 con Ewan McGregor forse al suo massimo. E sì, decisamente. Facciamo finta che questo momento è molto imbarazzante, come se niente. Lo cancelliamo. E dopo appunto questo momento un pochino imbarazzante, andiamo avanti. Allora, 6. L'autunno è il momento perfetto per raccontare storie attorno al fuoco, un libro dove si narra una storia. In questo caso vi parlo di un testo di cui abbiamo già parlato durante il wrap-up del mese scorso, che vi linko su nelle schede. E sto parlando appunto dell'Orlando di Virginia Woolf. Siccome già ne abbiamo parlato lì, non entrerò approfonditamente nella trama, ma diciamo che sostanzialmente il nostro protagonista è un lord inglese che ha la particolarità di viaggiare nel tempo perché attraversa vari secoli e ad un certo punto subirà anche una trasformazione fisica da uomo, diventerà appunto una donna. Perché ho scelto questo testo? Perché sostanzialmente la narratrice qui è onnisciente e interagisce direttamente col lettore, gli dice questa cosa ne parleremo più avanti, quest'altra non è importante, insomma c'è una sorta di dialogo sempre più forte e riconoscibile attraverso questo testo con il lettore appunto. Passiamo all'altra domanda. Le notti sono più buie, un libro noir, oscuro e inquietante. Allora, come ho già detto, in realtà di libri del genere io non li ho letti tantissimi perché adoro molto il drama, per cui avrei avuto tantissimi libri da proporvi, ma
A livello proprio di angoscia, secondo me, questo è uno dei peggiori che abbia mai letto. Sto parlando di cecità di José Saramago. Cosa succede in questo testo? In un luogo indefinito, in un tempo indefinito, quella che sembra a tutti gli effetti una malattia colpisce una parte della popolazione e perlomeno all'inizio, dopo degenererà. Sostanzialmente, tutte le persone che sono colpite da questa malattia rimangono cieche. Cosa succede? Il governo, per cercare di contenere questa problematica, rinchiude le prime persone che si sono ammalate all'interno di un ex manicomio, per far sì che comunque siano isolati e separati da tutte le altre persone. Cosa succede qui? Come se già la malattia non bastasse a far sì che questo libro sia molto angosciante, sostanzialmente succede quello che succede sempre, ossia, nel momento in cui fra gli uomini ci dovrebbero essere dei legami di solidarietà più forti, in realtà succede l'esatto opposto, ossia che la mancanza di regole e di autorità fa sì che si creino due fazioni, una fazione che comanda e una fazione che sostanzialmente deve eseguire e viene sostanzialmente schiavizzata. Schiavizzata e brutalizzata in tutte le maniere possibili ed immaginabili. È appunto un libro molto agghiacciante perché secondo me ci dice tantissimo sulla natura umana, sul fatto che in realtà a volte siamo crudeli, senza alcuna motivazione e non regge nemmeno la scusa della sopravvivenza, perché in questo caso sopravvivenza sì, ma si tratta di persone malate, quindi ci dovrebbe essere una sorta di solidarietà che non esiste, e per cui risponde perfettamente a questa domanda. Passiamo a qualcosa di più carino e al libro. Infatti, la domanda ci chiede: 8. Le giornate si fanno più fredde, è un libro corto ma che scalda il cuore. Allora, diciamo che io i libri corti cerco sempre di evitarli, perché tendenzialmente amo leggere qualcosa di un pochino più lungo perché riesce a coinvolgermi molto di più rispetto ai libri molto corti. Però in questo caso i libri cortissimi che avevo erano tutti molto molto drammatici, per cui ho un pochino aumentato il numero delle pagine. In questo caso però possiamo dire che ho il libro assolutamente che scalda il cuore. Sto parlando dello strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon. Christopher, il nostro protagonista, è un bambino che però è affetto da sindrome di Asperger. La sindrome di Asperger fa parte dello spettro dell'autismo, quindi ci saranno tutta una serie di problematiche legate a questa particolare condizione di Christopher. Cosa succede in questo testo però? Sostanzialmente il nostro protagonista trova il cane della vicina, il cane Wellington, morto. Questo farà sì che vorrà sapere cosa è successo a questo cane e si calerà nella parte di uno dei suoi eroi di riferimento. Sto parlando di Sherlock Holmes, quindi cercherà di risolvere questo mistero. E la cosa più interessante appunto di questo testo è che questo in realtà è un espediente per far sì che Christopher vada oltre alcuni limiti che impongono la sua malattia e la sua personalità e che in un certo senso cresca attraverso il mettersi in gioco. È un libro davvero delizioso, tenero, molto simpatico che io vi consiglio vivamente. Passiamo adesso all'ultima domanda e abbiamo finito qui. Ve la leggo subito. L'autunno fortunatamente torna ogni anno, uno dei tuoi libri preferiti che vorresti tornasse presto. In questo caso voglio parlarvi appunto di uno dei miei libri preferiti, ma non si tratta di un romanzo, anzi si tratta di un carteggio. Sto parlando di Lettera a Milena di Franz Kafka. Penso, taglia. Penso di non dovervi dire molto su Franz Kafka e sull'importanza che ha avuto la sua opera all'interno della letteratura mondiale, ma sicuramente ben pochi avranno sentito parlare di Milena Jesenská. Spero di averlo detto bene, assolutamente, sicuramente, anzi, non è così, chiedo venia, però, insomma, non è la mia lingua di riferimento. Cosa succede? Questa persona sostanzialmente è stata una scrittrice, un'autrice, una saggista, una traduttrice, appunto si è occupato della edizione in lingua ceca dell'opera di Kafka. Questa è stata l'occasione che ha fatto sì che i due si conoscessero e che nascesse fra di loro un forte sentimento d'amore. Un sentimento d'amore che è bellissimo e soprattutto però si è sviluppato attraverso la stesura di queste lettere. Qui leggiamo soltanto le lettere che ha scritto Kafka e non le risposte di Milena. Ed è una storia però tragica, tragica perché possiamo dire sostanzialmente che Kafka non riuscirà mai ad andare oltre le proprie problematiche e ad aprirsi completamente con Milena e a vivere questa storia d'amore. Kafka, secondo me, da quel che si evince dalla lettura, è la persona che più frena a far sì che questa felicità non si realizzi mai.
Nonostante questo, però, le pagine che compongono questa raccolta di lettere è davvero forte. Ci sono dei sentimenti bellissimi, molto forti, molto vividi, che arrivano dritti dritti al lettore. E ogni tanto io apro questo testo e ti leggo quelle lettere. Perché ho sottolineato tutti i passaggi che mi interessavano, e devo dirvi che ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. E niente, io ve lo consiglio se non avete mai provato. Non sono una grandissima amante di i carteggi, forse nemmeno dei diari, però questo mi piacque particolarmente tanto, l'ho letto veramente forse una decina d'anni fa. Per cui per oggi abbiamo finito qui. Vi ringrazio per essere stati insieme a me. Vi invito a lasciare qualsiasi commento volete fare, se avete letto questi libri, se c'è qualcosa che vi incuriosisce, fatemelo sapere. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao ciao!